e il sindaco, quando uno si candida a sindaco, lo sa che ci sta tutte le responsabilità e se la deve creare, non deve far finire gli eventi, deve creare sempre di più, questa è la verità. Mi permetto di dire questo, io faccio una battuta, nel senso che chiaramente sono due situazioni diverse, la contesa già praticamente con tante persone sul territorio e quindi è più facilitata in questo senso, quindi ci ho avuto sempre una collaborazione diretta con il comune, non si è mai trovata scoperta, quindi ovviamente poi chi invece magari nel territorio aveva più difficoltà anche sotto il profilo numerico di organizzare, le cose successe a Torino sono spartiate, quindi è chiaro. E poi qualcuno è potuto andare avanti come noi e altri sono dovuti più appoggiare. Però il sindaco ha fatto bene a favore della parte. Per non morire, solo il comune può intervenire e può dare una mano. E noi ce l'abbiamo sempre avuto, quindi non ci lamentiamo. Quindi. Abbiamo sospesa, non abbiamo ridato un euro agli abbonati, ma abbiamo terminato la stagione teatrale in piazza, con coraggio, rimettendoci anche sulla previsione degli incassi, perché comunque un conto a teatro erano 339 posti, in piazza ce ne ritroviamo 196. E vista l'esperienza dell'anno scorso che la gente ha apprezzato il teatro d'estate, quest'anno proponiamo l'intera stagione teatrale di prosa, quindi non sono appuntamenti così sporadici, spot, no, è proprio un cartellone di stagione di prosa, tutti, perché la piazza ha purtroppo prossimità del 196 e quindi ne dobbiamo essere consapevoli. Ecco la parola. Noi facciamo tanto, qui facciamo tanto e ci divertiamo anche molto, veramente, perché cartellone invernale sta nell'estate, sostanzialmente è questo, perché tutto quello che si era pensato era stato pensato per l'inverno, poi l'inverno è successo quello che sappiamo tutti e quindi da ottobre siamo rimasti chiusi dentro casa, abbiamo spostato tutto il cartellone all'aperto, siccome funziona va bene così. Non è saltato niente, è stato fatto tutto, forse adesso non me lo ricordo esattamente, ma forse qualche ordine rispetto all'invernale si è spostato, però tutto quello che c'era c'è. Devo dire che sono stati bravi e comprensivi anche gli artisti che ci hanno aiutato hanno capito la situazione e quindi sono stati molto disponibili a spostare i loro spettacoli, appunto cambiando la loro stessa programmazione. Sicuramente lo illustra molto meglio di me e ve lo racconta in modo importante. Insomma, l'anno scorso era una scommessa perché venivamo da un altro inverno chiusi, non sapevamo se funzionava, come funzionava, se è stato comunque fatto un cartellone, comunque partito e comunque ha funzionato bene. Quest'anno ripeteremo nello stesso modo. E è stato quello che ci ha spinto a trasmettere questa esperienza a Sant'Elpidio. All'epoca arrivavano musicisti dall'Italia e anche dall'estero. Noi non ripartiamo perché non ci siamo mai fermati, è un continuo per la città di Sant'Elpidio a Mare organizzare eventi di tutti i tipi e anche quest'anno ripartiamo con nomi altisonanti e tutto questo lo facciamo grazie alla collaborazione, insomma, con le associazioni, con tutta la città, con le attività economiche e soprattutto ringrazio gli uffici e la collaborazione importante della mia giunta che accetta e che collabora e che lavora per una città migliore. Lo scorso anno abbiamo organizzato di tutto e di più, uno dei pochi comuni nel Fermano che ha organizzato addirittura insieme a Servigliano anche la manifestazione storica, la rievocazione storica più antica delle Marche, quest'anno giunge alla 69ª edizione, quindi non ci siamo persi d'animo proprio perché la gente aveva bisogno di uscire di casa quando eravamo rimasti bloccati. Ma è stata un'esperienza particolarmente bella, particolarmente ricca soprattutto, mi ha insegnato molto sicuramente e soprattutto credo di aver dato un contributo dal punto di vista strettamente letterario, perché Sant'Elpidio in realtà in termini proprio culturali è già un'esplosione di ricchezza, di sapere, di eventi, non ultimo la musica che insomma è una dei fulcri proprio attorno al quale ruota tutta la cultura di Sant'Elpidio a Mare, oltre ovviamente alle famosissime rievocazioni storiche. Dicevo appunto che è stata un'esperienza particolarmente ricca, soddisfacente anche se è durata poco e purtroppo in tempo di pandemia, quindi questo è stato in parte sicuramente limitante, ma nonostante tutto quest'estate come la scorsa sono state molto intense, più di 100 eventi quest'anno, quindi dedicati
dedicati ad un pubblico ampio e trasversale, dai più piccoli ai più grandi. La musica appunto sarà uno dei fulcri, ma non solo, ci sarà lo sport, ci sarà l'agricoltura, ci sarà chiaramente una stagione teatrale di prosa al completo, che era la grande sfida anche dello scorso anno, senza dimenticare tutta la parte strettamente culturale e letteraria che proseguirà fino ad ottobre con libri a 180 gradi, quindi un bilancio molto soddisfacente. Jazz di Marche che si riconferma quest'anno come uno dei più importanti festival anche a livello nazionale, perché nella nostra storia 22 anni a questa parte abbiamo visto sfilare sul palco di Sant'Elpidio tutti i più importanti musicisti italiani, stranieri, premi Nobel e anche i musicisti più importanti al mondo. Quest'anno abbiamo ritrovato la nostra originale vocazione, che è quella della formazione musicale, quindi le masterclass con Ramberto Giammarughi. Faremo dei laboratori il 2, il 3, il 4 agosto di musica d'insieme, arrangiamento, valido però per tutti gli strumenti e anche la voce. Quindi il motivo per cui era nato questo festival quest'anno viene un po', diciamo, rivalutato e c'è questa seconda rinascita per completare l'offerta formativa. Sì, infatti in conferenza stampa l'ho detto proprio chiaramente, per noi l'AMAT è veramente il braccio operativo, non solo progettuale, quindi significa che pensiamo insieme agli eventi, ma studiamo anche la strategia comunicativa, ci seguono per la biglietteria e anche il discorso anche di comunicazione e la parte economica, quindi, e questo da anni. Abbiamo iniziato semplicemente con il teatro, dal teatro abbiamo aggiunto il jazz, poi abbiamo aggiunto il Medei, il Patrono, ormai sono essenziali, è veramente, diciamo, il Sant'Elpidio a mare 2 della cultura, quindi noi abbiamo l'area 3 della cultura del comune di Sant'Elpidio a mare e poi ci spostiamo ad Ancona, andiamo agli altri uffici operativi che sono ad Ancona all'AMAT. Beh, noi siamo a fianco del comune di Sant'Elpidio a mare da sempre, sostanzialmente, siamo a fianco di tutti i comuni delle Marche nel realizzare le loro politiche teatrali e in modo particolare con Sant'Elpidio c'è una, non è solo una sinergia, è un'intesa che passa per la programmazione, passa per la realizzazione, passa per l'esecuzione anche di cose che sono come dire, abbastanza audaci, come non so, penso a May Day piuttosto che al Festival di Jazz che stanno già compie 21 anni, anzi 22esima edizione. 10 anni di May Day, che è il festival di musica giovanile, la stagione teatrale invernale che è diventata stagione teatrale estiva intera, ripeto, è una sinergia e un'intesa, che è quindi qualcosa di più di una collaborazione, è una comunità di intenti.